Ciao a tutti e bentornati su Fanat Gogo, non so quale canale, perché poi non so dove lo metterò, non lo so, penso su Reloaded. Allora, qui c'è il nostro operatore che ci sta aiutando, perché oggi vi presentiamo un telefono che è veramente un top di gamma, come si dice, guardate quante telecamere ha. Ma non sono tutte telecamere, perché quello che vedete a destra è esattamente un microscopio. Prima di tutto questo vediamo che è il telefono che si chiama indistruttibile, ce lo danno per indistruttibile, della Ulefone, ed è un telefono che è da lavoro, possiamo dire che da solo pesa sui 400 grammi addirittura. Questa non è una cover tipo carro armato, ma è proprio il telefono. Dietro si vede sullo sfondo anche Alexa, va bene, non importa niente. E ci stanno dunque queste che era per far vedere che è molto resistente, quindi nemmeno a martellate questo si distrugge. Abbiamo il display touch come al solito, ecco, ci dice pure che ore sono, con Android 12, qui ci sono tutte le icone. In questo momento è connesso alla rete wifi, ha una sola sim, ha un processore quad core con 4 giga di memoria, mi pare, sì. Questa sta su YouTube un attimo, vabbè. Ma io no, mi vorrei soffermare più che altro su due fattori. Uno, che ha la radio FM e non ha bisogno di antenna, ragazzi. Suona tranquillamente anche senza antenna con l'altoparlante. Eccolo, vediamo una piccola dimostrazione. Ok, allora vabbè, aspetta, si sente. Vabbè, qui siamo, c'è sta il neon. Piano, basta, chiudi. Vabbè, c'è la radio FM, ma quello che è più interessante, adesso faremo anche un piccolo esperimento in diretta live, è che c'è il microscopio, esattamente. Abbiamo una telecamera frontale di 60, quant'è? 60 megapixel, e dietro 80 megapixel, dietro 100 e passa, 108 mi sembra. E andiamo a vedere dietro i LED. No, aspetta un attimo, metto prima di tutto il microscopio. Ok, microscopio, vediamo il microscopio. Allora, vedete, no, volevo far vedere qual è la lente del microscopio dietro, che si illumina. Grazie, c'è il nostro aiutante qua. Eccolo qua, è illuminato, ma non si vede bene perché ho il flash del telefono. Comunque, vabbè, è illuminato. Ecco, sì, si vede. Perfetto. Leva sto foglio. ok, andiamo a vedere il microscopio. Riprendiamo qualcosa. Che ti stai riprendendo? Il dito? No, la pelle. Aspetta. La mano. Che è un pelo quello? Sì. Questa è la pelle. Questo è un microscopio, quindi non so quanti zoom, quanti per arriva. È incredibile. Vogliamo prendere, che ne so, un materiale non organico? Fa un po' il microscopio sul mouse. Vabbè, il foglio lo lascio per terra. No, con il LED però, dalla parte sopra. Ok. Vabbè, non si capisce che è. E questo è il mouse. Ah, stai riprendendo sopra i pulsanti, ok. E questa è la funzione microscopio, che ci permette appunto di fare queste riprese pazzesche. E anche la telecamera, quella posteriore, c'ha un bel zoom anche lì, in quel caso. E Android 12, ma il prezzo? Quant'è il prezzo? 660 euro, mi sembra. 600 euro, qualcosa di più. Ok. Il display è un LCD da 6,58 con 120 Hz, colori ad angoli, visione in LCD, è visibile anche sotto il sole, e questa è una bella cosa, perché io non, per esempio, che mi sta a mettere frontale qua? Stai riprendendo a me? La ripresa della ripresa, la metà ripresa. Volevo far vedere una cosa. Fai vedere, dai. No. Sei incantato? No. No, perché devi andare per forza qua. Ah, ok. Allora, questa è la spina che avevo nel dito. Ah, lui c'aveva un dito, nel dito c'aveva una spina, una spina. E se questa è la funzione microscopio. Se l'hai ripreso col microscopio, esatto. Ah, scusate. E questo è un video che ha. Sì, è partito a via. C'è frega cazzo. Vabbè, qui c'è la galleria, Android 12 e tutte le funzioni ovviamente del telefono.
di tutti i telefoni, ovviamente. Ma questo più che altro telefona, sì. Fa tutte queste cose, magari non chiama, non chiama. No, vabbè, comunque è un vero telefono, altro telefono qua, insomma. Va bene, io penso che ho detto tutto. Che cos'è questo, scusa? Come che cos'è? Questa è la funzione principale del questo dovevamo vedere. La visione termica non solo mi fa vedere le fonti di calore, ma mi dice anche i gradi, se non erro. Allora, per avere maggiori informazioni prendi il puntatore. Che stiamo... puntatore che dipende da quello che vuoi puntare. Per esempio lì abbiamo le prese di corrente, eccetera, stanno a più o meno 30 gradi. Ok. Se per esempio metto su zona un po' più blu, diciamo, vedi, scende a 20 gradi. Riprendi un po' il televisore. Quanti gradi? Televisore sono? 20 gradi, 21. Il computer? 22. Oh, va bene. Poi se vogliamo abbiamo la diverse funzioni. C'è bianco e nero. Però è sempre termico. Sempre termico. Ok. Altrimenti visione notturna. Ah, verde, quella tipo militare, insomma. Sì. Figo. Sempre con misurazione termica. Con i gradi, ok. Poi c'è il punto più caldo. Che adesso non so se dipende dalla temperatura. Ma tu ci puoi fare anche video e foto con questa modalità? Si possono fare video e foto con questa modalità? Sì. Okay. Allora, aspetta. C'è mod. C'è foto, video. Ah, bene. Fa il video. Aspetta, però c'è il riflesso del flash mio, però. No, torniamo così. Beh, puoi fare un video. Ah, vabbè, anche se vede che... Ok, vabbè. Vabbè, comunque puoi fare video, foto e così via. Voglio far vedere il LED. Guardate il LED, è pazzesco dietro. Il LED del flash. Senza quella accendi, sennò mi prendo una flashata. Però voglio far vedere la dimensione. Gira il telefono. Spegni un attimo, gira il telefono. Qual è il flash? Questo. Questo triangolino? Sì, questo è il flash. È una belva. Allora, questi tre sono, allora, quella a destra si illumina è il microscopio, quella in alto, sì, quella in alto è la telecamera, quella da 108 megapixel, sì. Infatti eccola qua. Questa qua è la telecamera subacquea. Subacquea, non abbiamo detto questo, che praticamente può fare video e foto subacquea a 15 metri, sì, giusto? Sì, magari fino a 15 metri di profondità. Pazzesco, ulefone. Ma guardate che spessore. Questo sotto è la visione termica. E la visione termica è della FLIR, la marca FLIR, cioè, quindi non stiamo scherzando, cioè la FLIR è una delle diciamo marche più forti per visione termica e cose del genere. Ah, cioè, okay. Quindi non è una bazzeccola, come dire. Guarda un po' guardate la dimensione qua, laterale, quanto è cicciotto. E poi c'è una cosa, si può mettere anche un... No, attaccandolo, si può attaccare, qui, esatto. Praticamente, attaccandolo qui si mette l'endoscopio oppure un altro microscopio che diciamo è un po' più portatile, dipende da dove lo metti, eccetera. Però l'endoscopio è molto carino perché serve sempre per il lavoro, cioè nel senso lo puoi infilare dentro i tubi, dentro canale e cose del genere per vedere dove che è otturato, tante cose così. Fighissimo. Ah, io purtroppo adesso non ce l'ho, lo devo comprare a parte, certo. Ma è bellissimo. Questa qua è la funzione walkie talkie. È 5G. Non abbiamo detto questa cosa, che è 5G come questa qua è la funzione walkie talkie. Se c'è un altro dispositivo come questo, tramite un'app puoi comunicare. Quindi spingendo semplicemente il pulsante. Devi aspettare che chiama l'altro, cioè uno come no, questo adesso non lo so perché io purtroppo non conosco nessuno che parla uno e poi parla l'altro, a turno si parla con un occhio. Certo, sì, va bene, no, va bene, è fantastico questo telefono. Ho perso il fuoco, vabbè. Grazie a tutti per la visione, qui c'è il computer, vabbè. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti e grazie a mio amico che ci ha aiutato a fare questo video, questo vlog. Ciao a tutti.